Inizio praticamente la mia carriera artistica abbastanza presto, verso i 18 anni. E faccio una prima mostra che si chiamava Finale di partita, Endgame, all'Istituto Francese a Firenze. Questa mostra ero stato invitato da Pierluigi Tazzi, ed ero stato invitato da Pierluigi Tazzi perché avevo mostrato il mio lavoro un anno prima, qualche cosa del genere. È una cosa divertente, io ero a Londra, sono andato via di casa molto presto, avevo 16 anni, e a Londra conobbi questa persona che è Maria Novella del Signore, la figlia di Primo Conti, il fotorista. Gli feci vedere il mio lavoro, a lei piacque molto, mi disse: ah, dovresti farlo vedere, mi date tre numeri di telefono. E chiamai il primo numero, tornato a Firenze, non sapevo bene cosa fare della mia vita, telefonai al primo numero e non mi rispose nessuno, e poi mi rispose Pierluigi Tazzi, io non sapevo bene chi fosse, non avevo... quindi andai con molta tranquillità a fargli vedere queste mie immagini che mi portavo dietro, a lui piacquero molto, però finito così diciamo, la prima parte dell'incontro, non sapevamo più come andare avanti, e lui mi chiese cosa facevo prima, cosa avevo fatto fino a quel momento. E così scoprì che io avevo 17 anni e mi disse: no, aspetta, voglio rivedere tutto un'altra volta. Pensavo che fosse un'altra situazione. E quindi, diciamo, ho iniziato a fare l'artista, a lavorare nell'arte in un modo molto casuale, cercando di seguire un sentiero, una strada che mi si mostrava, ma senza ricercarlo in maniera netta. Perché io ho cominciato come, andando via molto presto, dovevo comunque mantenermi e lavoravo nella moda come assistente di studio al Metro Studio in Peach Street, e quindi per me era una fotografia commerciale. Ho sempre però mantenuto delle mie immagini, che poi è stato il fulcro principale del mio lavoro. Poi nel 2001 sono stato invitato a partecipare alla mostra inaugurale del Mori Museum a Tokyo, e lì ho iniziato a lavorare con le installazioni, le video installazioni, e quindi con il video, con l'immagine in movimento, e poi mi ha portato, ho continuato a fare sempre più mostre, avere i primi rapporti con le gallerie, e ho abbandonato la fotografia commerciale per continuare esclusivamente la mia ricerca, che riuscivo anche poi a mantenermi.